dell'Euro Formula Open dal Red Bull rivede subito Julian Hansen partire in anticipo dalla seconda piazzola dello schieramento, con Marino Sato che invece riesce ad amministrare il vantaggio della pole sugli alfieri di casa Carlin, con Monger e Han appaiati in curva 1. Il contatto tra i due, che vede anche Nicolai Kjærgaard coinvolto, sfilano gli alfieri di casa da Bolar e Fortek, aperti a ventaglio in curva 3. Il patatrack con Lundqvist che finisce in testa coda, bloccando la via anche a Gonzales, con Han che finisce in ghiaia, costretto a rientrare ai box. Festante Lundqvist in lotta con lo svedese, che però raccoglie lo sporco e deve ricostruire la sua recupero dopo la safety car. Danner che intanto va all'attacco di Williams e si porta sul podio virtuale con la penalizzazione di Julian Hases. Questo invece è l'uscita che mette definitivamente fuori dai giochi per il podio Billy Monger, autore di una serie di giri veloci imbarazzanti con un ritmo pazzesco per il pilota inglese, che sarà poi eliminato da questo contatto a tre con Aldo Festante e Julian Hases. Il tedesco in rimonta era andato a sopravanzare e speronare l'italiano, che a sua volta all'interno aveva l'inglese. Nulla da fare con Marino Sato, che va a cogliere il settimo successo in stagione, il quinto consecutivo.